Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno al tridente pesante, buongiorno, buon appetito a tutti, eh. Vabbè, Mimmo. Ciao Mimmo. Per carità, non buongiorno, è che poi... buongiorno. Pesante ti viene in mente perché, fate conto? Perché tre fuori classe, tre campioni. Ah, mi era venuto un mezzo sospetto. Mo bisogna vedere come ci metti in campo, però. Messi, Neymar e Suarez. Allora, compiti e funzioni diventano determinanti. Vista l'abilità nel mozzicà che sia Bacchio scottadito a tre cose, Suarez mi sembra Ubaldo che sia il suo, sì, no? Sì, 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 sì. Credo che possa mozzicare proprio in sì, maniera. Sì. Poi Neymar, per ovvi motivi, te tocca. Dai, no. Rapporto di scuderia brasileiro. Giustamente. E per chiudere, il Messi e il dottor Stefano Pedrucci. Mamma mia, sono assolutamente vale d'accordo. Grazie. Perché poi a Mimmo si presenta pure quel tipo di situazione, che metti che vo' pian quarto, ma andomi. Allora, metti caso che io domani mattina voglio venire in trasmissione, no? Ecco. Dove metto? Cioè, chi levi? No, non levi le mani nessuno, è che non prendi proprio l'inquadratura, capito? Io per quello che non vengo. È un po' secondo te mi... Non mi si vede nell'inquadratura, tu sai io ci tengo. E come no? Tu ne fai questione proprio. E di conseguenza se non vengo inquadrato non vengo. Senti Mimmo, che è un po' il problema, che se tu ci pensi bene è quello che c'ha a Roma. Dice vabbè, mo più Luis Adriano. E fatte conto. No, fatte conto, vabbè, ci sentiamo domani. No Mimmo, no, no, per no, fatte no, conto no, no, là no. Ah, scusa. No, no, io vorrei una cosa, vorrei che fosse chiara una cosa. Nel caso in cui la Roma dovesse prendere Luis Adriano, la Roma farebbe l'acquisto di un grande calciatore, eh? Attenzione, Grande non Mimmo. È che stiamo a parlare di quartiere, eh? Grazie Mimmo. Oggi è diventato un attaccante esterno, pensavo. Ah, a questo esterno. Allora, lo ripeto, se la Roma prende Luis Adriano, prende un attaccante di grande spessore, attenzione. Non stiamo a parlare di robetta di periferia, lo ripeto con tutto rispetto per la robetta di periferia. Solo che siccome non c'è la gran cassa mediatica che soprattutto... Allora, vi faccio una piccola domanda che al tempo stesso è anche una previsione. Allora, come tutto lascia ritenere, tra qualche ora adesso sarà un giocatore del Milan, no? Sì, okay. Sì, molto probabile. Siete pronti? Nel senso che, allora, Mediaset manco ve lo dico, ma Sky Juventus trasformata nell'occasione in Sky Milan farà l'arrivo a destra all'aeroporto, la tromba magna, la pompa magna e tutte le cose, eccetera, eccetera. Pomperanno destro come più grande acquisto di tutti i tempi. Ricordate quello che hanno fatto quando è arrivato Cerci, che sembrava fosse arrivato Van Basten giovane, ok? Sì. Perché loro sono bravi, che hanno gli appoggi importanti e fanno diventare tutte le cose come una cosa meravigliosa, fantastica. Al punto che il presidente del Milan ha detto che non cambierei la mia rosa con nessuno, forse non si era accorto nessuno, c'ha in mano una rosa, proprio un fiore, e sta dicendo io non cambio questa rosa con nessun altro perché questa mi sembra la più bella, non posso pensare che stia parlando della rosa della squadra. Però detto tutto questo, guardate che Luis Adriano, nel caso in cui venisse da Roma, sarebbe un grande acquisto, ve lo dico, ve lo ripeto, ve lo sottoscrivo, ma non perché lo sa prendere a Roma, perché se il Paris Saint Germain, il Chelsea o il Barcellona o il Real Madrid avessero preso Luis Adriano, uno avrebbe detto, se fosse una persona ovviamente, a patto che fosse ovviamente una persona con dei principi seri e normale, che sarebbe stato anche un affare per quelli club lì, insomma. Quindi Luis Adriano è un giocatore che probabilmente sposterebbe qualcosa lì davanti, perché è uno che conosce l'arte del gol, perché è uno che c'ha esperienza, perché è uno che c'ha qualità, perché è uno che c'ha tante belle cose, e forse è l'attaccante che meglio di chiunque altro, se la Roma lo andrà a prendere, rientra nei piani tattici di Garcia, perché se no non si spiega una scelta di quel tipo, no? Sì, senti Mimmo, una domanda che ho già posto stamattina a Stefano e a Ubaldo: se non fosse in questa posizione contrattuale, sarebbe un giocatore da quale valutazione? Beh, insomma, tu hai dato un'occhiata, o se tu non l'hai data un'occhiata, fatte da un'occhiata per conto tuo alla classifica dei cannonieri della Champions League. Mm-hmm. E insomma, un calciatore che ha fatto tutti quei gol di valore internazionale, Champions, Ucraina, Roma, Europa, eccetera, eccetera, siamo nell'ordine del 25 almeno 25, almeno, che significa sicuramente non de meno. Poi se la Roma riesce a prenderlo con una valutazione molto inferiore, ovviamente
secondo me sarebbe un grande affare. In questi casi, come tutti abbiamo ormai capito da anni, la cosa che conta, l'unica cosa che conta realmente, è avere dalla propria parte il giocatore, perché se il giocatore sta dalla tua parte, A, non rinnova con la squadra, B, ovviamente non rinnovando con la propria squadra d'appartenenza, mette la suddetta squadra nelle condizioni dove lo cedono, per non poi perdere la parametro zero, e quindi fatalmente è la squadra che vuole acquistare il giocatore, avendo il sito giocatore, che fa il prezzo. Se la Roma dovesse andare a spendere per questo calciatore, io leggo di cifre, ma insomma, per quello che risulta a me, la Roma vorrebbe addirittura spendere meno di 10. Però se anche poi alla fine dovesse essere 10, beh, sarebbe sicuramente un acquisto importante, ha delle cifre molto convenienti per la Roma. Però Mimmo, vediamo un pochino. Vai. Come dice di solito il Galo, piano B? Piano B, credo che al momento non ci sia un piano B, in maniera così, come posso dire, scoperta. Ricordatevi sempre che la Roma ha comunque bloccato, si dice in questi casi, e poi il gergale del mercato è molto, molto bello, molto simpatico, si può dire di tutto, perché si usa molto il verbo potere, no? Se tu basta e tu metti un può succedere tutto, no? Il campo di mercato può arrivare, può venire, può cosare, può mangiare, può fare tutte quelle altre belle cose. Quindi ricordiamoci sempre che la Roma ha comunque, e dirla, mercato bloccato, il giocatore Sala, che è del Chelsea in questo momento. E uno mi dirà, ma come? La Roma è andata su un attaccante esterno e poi va su un centravanti? Io ritengo che, adesso non so esattamente quali sono state le strategie di Sabatini, perché lo sa soltanto lui, perché nel momento in cui la Roma mette in preventivo la vendita di destro, fatalmente deve andare su un centravanti, giusto? Se? Certo. Cioè, non è che può andare a pensare che vende destro, Borriello non lo fa giocare perché come entra in campo mette il dito mignolo del piede in campo su 250.000, probabilmente ci pensano un attimo, e quindi di conseguenza nel momento in cui tu dai via destro devi prendere un centravanti, perché sennò ti viene a mancare proprio nominalmente un attaccante con quelle qualità. Però magari ci possono essere anche altre soluzioni, perché magari non c'è un piano, c'è un piano B che può riguardare Salah più un altro centravanti che non è Luis Adriano, capito Baldo? Mimmo, e se invece Mimmo, perdonami, se si fosse reso conto nelle ultime due partite che questa squadra può giocare anche in un altro modo? È come però, perché può giocare in tanti modi sta squadra. Nel frattempo ha provato pure l'1-2, no? Sì, 4-3-1-2. Sì, ha provato un sacco di cose. Però io ritengo che al di là di tutte le prove che ha fatto l'allenatore della Roma, io credo che la Roma stessa abbia bisogno di uno che sta lì davanti. Adesso io non vorrei tornare come al solito a dire le cose, però poi vai a vedere la classifica dei cannonieri, 13 chiama Tevez, 12 chiama Higuain, quindi in qualche modo 10 chiama Dybala, 10 chiama Icardi e cose di questo genere, quindi se uno c'è un centravanti è meglio che ce l'abbia piuttosto che non ce l'ha. La Roma è il suo miglior cannoniere, che gli ha, cioè, con 7 gol e un rigore sbagliato, metti che quel rigore poteva essere anche trasformato, andava a 8, mi sembrano un pochino pochi per una squadra che ha ambizioni, perlomeno queste sono state dichiarate, di vincere lo scudetto. Quindi serve qualcuno che sappia fare i gol, che sappia fare il centravanti, inserito in un discorso tattico legato di Garcia, perché l'abbiamo detto mille volte anche nei mesi passati, quando già avevamo cominciato ad affrontare questo argomento. Lui a Lille ha vinto il campionato giocando con un centravanti, non certamente con un falso 9. Tutto sta a capire però il centravanti che a lui sta bene. È un centravanti, lo sai Mimmo, che hai nominato, che somiglia tanto a Luis Adriano, e parliamo di Moussa Sow, perché è un altro giocatore molto tecnico, di grande movimento, ma anche molto, molto determinato sotto porta. Luis Adriano ha queste caratteristiche, sì, che partecipa tanto, ma poi negli ultimi metri sa essere micidiale. Tant'è vero che molti lo scambiano per una punta diversa dal centravanti, ma in realtà Luis Adriano è uno che fa i gol, è un centravanti, che poi ci sia un'interpretazione diversa del ruolo di centravanti rispetto tra, che ti posso dire, tra Batistuta e Montella, erano due centravanti, uno con determinate caratteristiche e l'altro con altre caratteristiche ancora, però sempre centravanti erano, tanto per restare nel nostro recinto, voglio dire. E sicuramente la Roma, qualora acquistasse Luis Adriano, farebbe un importante salto in avanti dal punto di vista tecnico, soprattutto il riferimento, se noi non vogliamo parlare di gol, no?
ma parliamo soltanto di, di una differenza di tecnica fra Destro e Luis Adriano, sicuramente la Roma ci guadagna, no? Certo. E quindi mi sembra che se la Roma vuole giocare come una squadra molto tecnica, cosa che ultimamente ha fatto un pochino meno, è evidente che tu vai a prendere un calciatore che non soltanto ti dà, come posso dire, insomma la sensazione che la società, la sensazione che è proprio una certezza qualora lo prendessi, che la società non molla, che la società vuole fare tutto per poter tentare di vincere lo scudetto. Che è un segnale anche importante dentro lo spogliatoio, no, Mimmo? Assolutamente. Allora, ieri è successa una cosa abbastanza divertente, se vogliamo, no? E cioè che Cassano ha rescisso il contratto col Parma. E lui rinuncia a dei soldi, il Parma rinuncia a Cassano, credo che nel dare e avere probabilmente ci guadagna più il Parma, perché guadagna, risparmia un sacco di soldi e continua a non avere, non avrà più un giocatore che fino adesso non mi sembra che abbia dato moltissimo. Allora, detto tutto questo, non mi sembra che ci sia la fila per andare a prendere Cassano a parametro zero. No. Questo perché tutti sanno che tipo di giocatore è, no? Abbastanza rompicoglioni, era uno che quando stava la Roma ultimamente, nell'ultimo periodo, era un elemento di disturbo, diciamo così, e creava dei problemi. Ma non è neanche più quello, Mimmo, scusa. Questo paragone. Perché nel momento in cui tu stai all'interno di uno spogliatoio e di tutto quello che avviene nello spogliatoio a te frega poco, o frega il giusto, o frega assolutamente niente, fatalmente sei uno che sta fuori dal gruppo, quindi il gruppo viene a perdere una unità. Cioè, faccio il ragionamento un pochino più stupido. Se all'interno dello spogliatoio della Roma si parla di come arrivare ad esempio allo scontro diretto cercando di guadagnare qualche punto sulla Juventus, quattro partite, come poter fare, che cosa potersi inventare, eccetera eccetera, e all'interno del gruppo c'è uno che magari c'è stata domenica a gioca a maglia rossonera a strisce, mi frega giusto o niente di quello che succederà poi qui a Roma, quell'elemento lì non dà di solo, ma sicuramente non aiuta. Ok? Sono d'accordo. Se tu c'hai dentro un elemento di quel calibre, è bene che lo togli. Con tutto il rispetto per quelli che ci stanno e per quelli che se ne andranno. E io vorrei fare anche un altro discorso, ad esempio, su Borriello, no? Che magari ha dalla sua che cosa? Un contratto straordinario che di fatto inchioda la Roma, no? Però che importanza ha oggi Borriello all'interno dello spogliatoio, oltre a non avere importanza alcuna dentro il campo, perché lo vedete, giocano tutti tranne che Borriello per i motivi che sappiamo tutti. Quindi in qualche modo la società, tutto sommato, sento di dire una cosa abbastanza forte, ma la società converrebbe dargli tutti i soldi che gli spettano, anzi, come diceva un amichetto mio, che gli aspettano, e lo manda via. Cioè a che te serve, Stefano, riesco a spiegarmi? No, assolutamente sì. A che ti serve Borriello? Tanto per pagare o devi pagare, però non lo fai giocare, sta lì nello spogliatoio e a che fa? A tirare a borraccia dell'acqua? Quello già ci pensa Lobo, te lo fa molto bene e non a caso è stato anche confermato fino al 2016. Quindi, ma sul fatto che poi cosa faccia, poi prima l'avevo letto da qualche parte, molto molto sempre sullo stesso giornale, che è molto positivo il suo apporto nello spogliatoio, ma insomma arrivano anche altre voci su questo apporto allo spogliatoio, insomma, siccome ormai lui si dedica come le vecchie signore che sfogliano le riviste dal dentista, insomma, ha una sorta di intrattenimento dei compagni che non ha sempre effetti positivi, francamente. Io penso che dentro uno spogliatoio, soprattutto in questo momento, magari su Borriello possiamo anche amplificare quello che stiamo dicendo, sapendo di dire magari una cosa poco esatta, però io credo che ci sia bisogno in questo momento proprio specifico della stagione della Roma di tutta gente che nello spogliatoio ci abbia veramente la bava fuori dalla bocca, per quanto so, ci hanno voglia di magnarsi l'avversario, di cercare fare l'impossibile, no? Che ci abbia voglia di starci e non di contare i soldi, insomma, perché purtroppo abbiamo capito che per Borriello quello conta, e per carità fa benissimo, però la nassa fa da un'altra parte, come dici te, però, perché a Roma in questo momento non c'è quella è condivisione, però, a Mimmo è importante. Aspetta, volevo finire di una cosa. Vuol dire che se io mi immagino all'interno dello spogliatoio un gruppo di ragazzi che stanno a pensare, dai che li rubiamo, dai che li ammazziamo, dai che, sportivamente parlando ovviamente, dai che famo di qui, famo di là, io in questo gruppo per esempio adesso non ce lo vedo che sta lì con i pugni stretti a di famo di qui, famo di là, eccetera eccetera. Quindi è fatale che tu un elemento che non ci sta più dentro lo spoglio, anche se fisicamente c'è, lo devi in qualche modo allontanare, perché non ti porta a niente.
non ti porta niente né in campo né fuori. Lo ripeto, Borriello forse noi stiamo esagerando, perché poi non siamo nello spogliatoio, possiamo soltanto ipotizzare che in una situazione di questo tipo, con uno che guadagna 5-4 lordi, sapete quanti sono? Tanti. Sono tantissimi. Quindi gioco non gioca, tutto sommato a 32 anni che cosa gli può interessare? Guarda, se ti dico una cosa, se lui già non fa danni è già un grosso guadagno per la Roma. Sì. Mimmo, ci aspetti un attimino? No, me ne vado. No, te prego. Voi andate a bere, io con voi non ci vengo. E dai. Briacun. Va bene. Mimmo, eccoci. Eccoci. Mimmo, ti volevo... So già che cosa risponderai, però mi piace troppo sentirti per dirti, dimmi, ma bello. Come mai Sky, che tu chiami giustamente Sky U, e non ripropone ogni 5 secondi il gol in fuorigioco di Higuain, rigore che non c'è? Come mai non dicono che Benitez si è italianizzato, che De Laurentiis si deve dimettere? Perché io questo ho sentito dire, che chi aveva detto che c'era rigore si doveva dimettere, che Garcia era di e che poi, e leggo da tutte le parti, grande Higuain, due gol fantastici che non c'erano, tutti e due irregolari, e giocatore che vorrei domani, anzi oggi pomeriggio a Trigoria, parliamoci chiaro, il Napoli ha giocato nettamente meglio, però la partita finisce 2-1 con due gol irregolari. A tutto questo aggiungo che mi sarebbe piaciuta una dichiarazione del presidente Corsi dell'Empoli, attraverso la quale lui diciamo prende un pochettino le distanze dal rigore che è stato regalato ieri all'Empoli, no? Che mi credo sia veramente un'autentica invenzione di un arbitro all'esordio in Serie A, e forse l'arbitro in questione dovrebbe farla finita di stare in giro davanti a tante persone in mutandine, con la magliettina, stessa a casa che è meglio per tutti, insomma. Quindi un disastro, no? Prego, Baldo. No, dico una cosa comica è stato quello. Ah, una cosa comica, certo, sì, assolutamente. Però non ci sono stati comunicati su internet o cose di questo genere per dire no, stavolta no. Anzi, ieri lo stesso presidente Corsi ha detto che ancora era arrabbiato per quello che gli era accaduto. Sì, si pensa ancora alla Roma. Esattamente. No. Ma pensano tutti alla Roma, poi dopo, giustamente, non si parla di altro, no? Nel senso che non è la prima volta che capita una cosa di questo genere. Capita che la Roma fa notizia, capita che Garcia fa notizia. Io ripeto quello che ho avuto modo di dire commentando una cosa simile qualche tempo fa, che quando tutti cominciano a parlare di te, cominciano ad accusarti di questo e di quello, è soprattutto perché ti temono. Se Garcia non fosse un personaggio che in qualche modo non dico mette paura a lui, ma insomma mette paura il suo lavoro e la sua squadra agli avversari, ad uno in particolare, probabilmente sarebbe finito nel dimenticatoio. Invece è un avversario che va combattuto anche attraverso quei canali lì. Ricordatevi la prima pagina di Tutto Sport di qualche giorno fa: sei contento Garcia? Semplicemente perché la Juventus non ha vinto la partita, come se il mancato successo della Juventus fosse così ascrivibile a Garcia, perché ha detto qualche cosa contro la vecchia signora o cose di questo genere. Quindi non mi meraviglia. Non mi meraviglia, Stefano, assolutamente, va tutto bene, va tutto molto bene. Ogni tanto mi meraviglio del fatto che ci sono i maestri che danno le bacchettate, capito? Mimmo. Soprattutto da Torino arrivano le bacchettate, così non si fa, così non vi dovete comportare. Noi per esempio non lo facciamo mai, poi vai a vedere bene e magari anche loro stanno con Ned Vende in campo a insultare l'arbitro e tutti quanti nel momento in cui non riuscivano a vincere una partita. Mimmo, dove sei andato? Sono qua. E niente, c'è sempre quel discorso vai e allora vieni. Aspetta che faccio una cosa, va. Adesso si sente magnificamente. Ma adesso prego. Senti che voce. Senti. No. Abbiamo parlato per adesso, fino adesso, di presidenti, giocatori e via dicendo, di Sky e non Sky, ma tornando a casa nostra, il problema, c'è una partita fra qualche giorno, direi importante, e ci sono assenze importanti. E noi stiamo giustamente aspettando l'arrivo di un giocatore, la tratta di ma destro, non destro, un giocatore importante, ma c'è. La realtà ci dice in questo momento, ci dice che la Roma ha difficoltà anche a preparare un po' tatticamente questa partita. Esattamente, perché De Rossi ha un problema al polpaccio, che è la ricaduta di un vecchio problema, insomma,
Daniele è uno che se si ferma, si ferma perché ne ha fanno avanti, no, perché c'ho voglia di fermarsi, quindi oggi si sapranno un pochettino con più esattezza le condizioni e le previsioni non sono buone. Strott, ma ieri si diceva, a un certo momento io impazzivo perché leggevo sempre su Sky Juve il come si chiama, il crawl, quello che passa sotto, cose di questo, sì, genere, non lo so, non mi ricordo. Il crawl. Fatto un esame sulla stabilità del ginocchio, uno si immagina che sa che. Ubaldo, vuoi spiegare come si fa un esame per la stabilità del ginocchio? Il cassetto, sul lettino, piegano il ginocchio, lo tirano avanti, indietro. Il cassetto si chiama. L'ho detto ieri. Il cassetto va bene. Questa è la sintesi, no? Però credo che. Sì, scusa Mimmo, per completare Mimmo, per completare il discorso del cassetto, se il giocatore è un po' contratto, è inutile fare il test, capito? Perché il muscolo, certo, deve stare totalmente rilassato. No, però va molto di moda, no? Dare queste definizioni, far vedere test di stabilità, pensavi, ah, chissà quali macchinari, pensavi, no? Esattamente, no? Avranno portato la NASA a Houston. A Roma io ci vorrei Bersettimino in questo momento, con tutti i cassetti. Anche. Uno al giorno, dai. Forse. Io l'avevo portato sulla ballerina a Luna Park, sai, quella che salta e sta instabile. Hanno rimesso la ruota, visto? Stanno a rimettere la ruota panoramica a Luna Park. Il ruotone, ma hanno riaperto? No, riaperto no, per carità, cioè, ci vuole ancora tempo, però intanto stanno a rimettere la ruota panoramica. Sì. Era una piccola digressione. No, dicevo, De Rossi. Andai a pomiciare Mimmo. Però, ma mi sa che pure. E quindi chi rimane? Rimane Pjanic, rimane Nainggolan, rimane Paredes. Pugliano ci vogliamo mettere oppure, siccome non parla la lingua italiana, può giocare il campione italiano, non lo so. Poi c'è Florenzi che è buono per tutte le stagioni. E poi c'è Luis Adriano. E vediamo un pochino se si riuscirà a fare una squadra e battere l'Empoli. Devo dire che l'Empoli l'ho visto ieri sera in televisione e non dal vivo come era accaduto l'altra settimana in Coppa Italia contro la Roma. L'Empoli, dicevo, non mi è piaciuto. Una squadra che mi è sembrata molto diversa rispetto a quella che avevo visto giocare contro la Roma. Io non so se l'Udinese è una squadra che gioca bene o gioca talmente male che fa giocare male pure l'altro, perché anche questo mi è venuto a mente, sai, se sì. L'Udinese fa un gran casino, cioè fa un gran non gioco che poi alla fine riesce a far giocare male pure gli altri, non lo so. Però, per tornare alla domanda di Ubaldo, io penso che quelli che c'hai, pure se ti manca Strootman e De Rossi, forse sono buoni, ti bastano per vincere contro l'Empoli, no? Dovevano bastare pure quasi. Con i nomi sì, Mimmo, perfetto. Sì, sì. Hai ragione Riccardo, però ti dico una cosa, e lo ripeto, il pianerottolo è stato toccato proprio quella sera. Sì, sono d'accordo. La prestazione di Firenze non è stata una prestazione straordinaria, ma è stata sicuramente una prestazione migliore rispetto a quella di Palermo prima e della gara contro l'Empoli poi. La squadra a Firenze, se avesse poi poteva perdere la partita nel primo tempo, quando poi dopo ci sono stati un sacco di mischi, un sacco di cose, ma ricordatemele tutte separate le santi, se io non me le ricordo. Però nel secondo tempo la Roma ci ha avuto anche la possibilità di poterla vincere la partita o comunque di andare in vantaggio, mettere la partita su un altro binario, quindi mi è sembrata una squadra in piccola ma comunque in crescita rispetto a quella vista contro l'Empoli. Quindi io mi aspetto per sabato ancora un gradino in più di questa salita verso l'alto per quanto riguarda la condizione e per quanto riguarda anche il gioco. La cosa che devo dire, l'ho detto anche ieri, lo ripeto oggi, mi sembra che un pochettino manchi alla Roma in questo momento è l'autostima, cioè manchi la convinzione di essere comunque, cioè io non vorrei che i giocatori della Roma stiano pensando sì, siamo in crisi, anche ho letto Totti che ha scritto, gli hanno fatto scrivere. Mimmo, me lo dici fra due minuti per gentilezza, perché mi preme sto discorso di Totti. Sto qua, due minuti, sto. Eccolo. Mimmo. Ho bisogno di passare bussare con sound. Sa chi è con Mimmo Ferre, tu. Una bellezza. Tu prestigioso, messaggero. Quanto ti piace. Ma che viene da Berri? Se ti piace tanto parlare brasileiro. E che mi mangia le straccette, le cose, le straccette. Senti Mimmo. Mamma mia. Mi commenti le parole dell'immenso? Chi è? Aspetta, Petrucci? No, dopo Petrucci. È Francesco, ragazzi. Troppo pessimismo attorno alla Roma. No, volevo dire un'altra cosa riferita a questo. Volevo partire dalla settimana scorsa di Florenzi, ve lo ricordate? Sì. Quando fece quell'intervista a Roma TV e disse: chiediamo
ai tifosi di starci vicini, perché noi ce la metteremo tutta, eccetera, eccetera. Poi Totti che dice: è un momento un po' così, non stiamo giocando bene, eccetera, eccetera. Non vorrei che poi la squadra davvero pensasse che non ce la fanno, che si sta succedendo qualche cosa. Io vorrei che fossero molto più cattivi, molto più, come posso dire, incazzosi, anche un po' incazzati, che prendessero di petto questa situazione, che insomma non stessero lì troppo a pensare: ah, stateci vicino, voletece bene, eccetera, eccetera. Intanto voi fatevi voler bene da voi, nel senso, sì, cercate di vincere le partite. E poi sicuramente la gente che sta vicino, ma non vorrei, ecco, dicevo, che la squadra avesse perso un pochino di autostima sotto questo aspetto. Beh, Mimmo, quella cattiveria che dici tu, secondo me, viene proprio da quella, dall'autostima. Beh, quando tu sai non che sei invincibile, ma che comunque vai lì e te la comandi, secondo me te viene il pressing, te viene la giocata, la tenti. Te viene tutto, perché è la testa che poi comanda le gambe, no? Certo. Come potrebbe spiegarci il nostro professore applicato di tecnica calcistica al gioco del calcio? Ma lui sta passando un periodo tipo Pjanic, di riflessione molto, vi seguo. Sì, sta a meditare pure lui. Ma appunto per questo, siccome la Roma non ha messo in pratica solo una volta o due volte, l'ha messo in pratica per non so quante partite, che sono state tantissime, Mimmo, perché non ritornare su certi meccanismi e rimettere in moto certe situazioni, no? Potrebbe essere, è più semplice, no? Io stavo facendo una riflessione ieri sera, no? Riferimento alla partita contro la Fiorentina, partendo da dietro, perché poi dopo tutto comincia lì. Certo. Tolto De Santis, c'erano quattro giocatori lo scorso anno, quando la Roma andava a 2000 all'ora, non c'erano, perché l'anno scorso c'erano Maicon, Cassan, Benatia e Balzaretti, l'altra sera c'era Florenzi, Yangambiwa, Manolas e Olebas. Allora, è evidente che ogni partita fa storia a sé, anche ogni campionato fa storia a sé, però non possiamo negare che la Roma dello scorso anno, diciamo, era un pochettino più bella, più sì, funzionale, sì, complessivamente era migliore di quella di quest'anno, partendo da dietro, cominciamo a dire, no? E di conseguenza tu capisci come mai tante piccole cose non vanno, perché la squadra non ha più quella forza difensiva, non parlo solo di difesa, ma proprio di fase complessiva, quando vai a difendere, che aveva magari lo scorso anno, perché poi mancano anche determinati interpreti. Allora, tutto parte da dietro, anche il gioco, la manovra. Un conto se tu c'hai Benatia e Cassan, e con tutto rispetto, un altro se c'hai Yangambiwa e Manolas. Cioè, la differenza si vede subito proprio sul piano del palleggio. Avevi Maicon che non era il Maicon attuale, avevi dall'altra parte Balzaretti che dopo un anno un po' così così con Garcia l'ha cominciato non alla grande ma alla grandissima, ed era sicuramente un giocatore molto molto importante nell'economia del gioco della squadra. Quindi voglio dire, non ci riesce tante volte per dei meriti propri, ma spesso mi sento di dire non ci riesce perché non ci sono più gli interpreti della passata stagione. Di quello va tenuto conto, al 100%. Allora, l'altra sera, oltre ai giocatori che vi ho detto dietro, la squadra davanti ad esempio mancava di uno come Gervinho, che se poi noi vogliamo disconoscere i meriti di Gervinho, le qualità di Gervinho insieme all'interno della squadra, possiamo anche farlo, ma insomma, si è detto per mesi, per troppe volte secondo me, che lo schema della Roma era dare palla a Gervinho e vediamo quello che succede. Nel momento in cui manca Gervinho, allora qualcosa comunque deve succedere negativo, anche se non era esattamente quello che si diceva così in maniera catastrofica. Quindi è una squadra alla quale mancano giocatori rispetto allo scorso anno, facendo questo paragone ovviamente. Ecco perché io ritorno al discorso di prima, anche perché siamo in chiusura. Nel caso in cui tu dovessi prendere Luis Adriano, tu migliori la qualità della squadra. È importantissimo migliorare la qualità di questa squadra, perché è una squadra che gioca di qualità. La Roma non è una squadra cattiva, non è una squadra che ti mette lì e ti ammazza, ti mette agli angoli e ti comincia a martellare. No, la Roma di Garcia è dallo scorso anno che, quando ha giocato bene, l'ha fatto giocando bene da un punto di vista tattico. Ricordiamoci l'ultima bella partita che ha fatto la Roma, per dire bella in riferimento anche all'avversario, quella contro l'Inter, ve la ricordate? Sì. Io ricordo che il giorno dopo noi stavamo qui a parlare di una Roma che finalmente a centrocampo aveva ritrovato gli equilibri, il fraseggio, sì, il palleggio. Non è che dice, sai, ha fatto 4 gol l'Inter perché l'ha ammazzata sul piano fisico, correva più dell'Inter, poi di fatto correva più dell'Inter, perché correva bene, come direbbe il professor Righetti, non correva male, non disperdeva energie, non sprecava la corsa,
non andava a fare una corsa tanto per farla, mo la faccio e vi faccio vedere pure io corro. No, corro quando c'è bisogno di correre. Quella Roma lì, quest'anno l'ho vista poche volte, lo scorso anno la vedevo sempre. Lo scorso anno si diceva, la Roma al primo tempo studia, poi al secondo tempo colpisce l'avversario e vince le partite. Quest'anno questa Roma al primo tempo dorme, è assente, non c'è in campo, poi al secondo tempo si sveglia e bene che vale pareggia. E la, insomma c'è una bella differenza, eh? Una bella differenza. Va bene Mimmo, allora io te ci metterei... Mica tanto, cioè, tanto bene non vale. No, nel senso, un fatte conto, io c'ho un sinuo, che ne so. Mi sono presa la rincorsa, va. Allora ci vediamo, sì, vediamo. Non mi fate venire. Ci sentiamo domani. A domani, se Mimmo. Se ci vuole. Ciao Mimmo, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Galo. La, 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 la.